Amiche, abbiamo pensato al trucco, abbiamo pensato all'acconciatura. Che cosa manca a una donna per sentirsi bellissima il giorno più bello della sua vita? Naturalmente l'abito da sposa. E di abiti da sposa naturalmente ci parlerà Ciro Berardi, titolare della Enzo Berardinucci Spose. Ciao Ciro e benvenuto su HTO. Ciao Michela e grazie per essere venuta a trovarmi. È un vero piacere perché io Ciro già lo conosco perché sono stata già ospite grazie a Tiziana Morosidadda che è una wedding planner e quindi ho avuto l'occasione di incontrare Ciro e di ammirare i suoi splendidi abiti e oggi naturalmente non potevo non essere qui e quindi poter finalmente vederli in prima persona. Ciro, quando nasce la Enzo Berardinucci Spose? Enzo Berardinucci Spose è nata nel 2000. Grazie ad una sinergia con il mio socio, ovviamente Enzo Berardinucci, che è il creativo della Maison, e io sono un buon venditore, diciamo così. A me piace stare molto a contatto con il pubblico, avere a che fare poi con voi donne è una cosa che mi diverte tantissimo, mi piace tantissimo, anche perché siete talmente sconosciute agli occhi di un uomo, siete talmente imperscrutabili, che è davvero piacevole passare un po' di tempo con voi. E lui che ovviamente è il creativo e quindi tutto ciò che è tessuti tra le mani oppure appunto contatti con tutto ciò che fa parte della sartoria, cioè tutto ciò che fa parte dell'arte dell'abito. Quindi, infatti è importante naturalmente sottolineare questa cosa qui, questo aspetto, noi parliamo di abiti sartoriali, quindi ogni donna avrà il suo abito. Esattamente, il suo abito ovviamente nasce da una collezione. Noi presentiamo una collezione ogni anno, circa una ventina, 25 abiti e attraverso questi abiti che poi vengono provati dalle ragazze che ci vengono a trovare, esce fuori l'abito dei sogni delle nostre spose. Spesso non così come sono stati realizzati, modificandoli, rendendoli più giusti per la sposa, per la ragazza, ma ecco questo è proprio l'iter che segue il nostro modo di lavorare. Qual è la tendenza per il 2014 appunto per quanto riguarda l'abito sposa? Potrà sembrare un paradosso, visto che noi nasciamo come una maison che realizza abiti piuttosto costruiti, perché noi con il discorso della manipolazione dei tessuti siamo quasi obbligati ad una struttura. Però in realtà la tendenza dell'anno è spostarsi verso le leggerezze e allora noi per poter mantenere comunque quello stile che è il nostro abbiamo pensato a basi che comunque rimangono rigide e delle leggerezze portate sopra, delle organze molto leggere, semitrasparenti, le georgette, i voile arricchiti con dei bordi in pizzo. Quindi ecco, questo è stato il nostro modo di andare verso la tendenza della stagione 2014. E per quanto riguarda il colore? Per quanto riguarda il colore, bianco ovviamente. Noi prediligiamo un bianco un po' più setoso, un po' perché la seta, che non è mai bianca ottica, e quindi noi utilizzando esclusivamente tessuti di pura seta difficilmente riusciamo ad ottenere il bianco cosiddetto sparato. E comunque anche la nota di colore, ormai si sa, è diventato un must, è diventato fondamentale. Quest'anno il colore, ovviamente il verde Tiffany, ormai inserito in qualsiasi contesto che sia legato al matrimonio. Noi ci facciamo vanto di aver realizzato un capo completamente in verde Tiffany l'anno scorso, quindi siamo stati in sostanza precursori di quello che poi sarebbe diventato un colore importantissimo, quale il verde Tiffany. Ciro, sappiamo che le donne sono anche molto esigenti, quindi insomma lavorare con le donne a volte non è facile, soprattutto con le spose perché non si accontentano mai e naturalmente hanno anche ragione perché il giorno più importante della loro vita vogliono essere bellissime. Ma concorda la loro volontà, insomma il loro desiderio dell'abito con le tendenze dell'anno? Non sempre vogliono seguire la moda, vogliono essere speciali, questo sì. Ci tengono davvero tanto ad essere in qualche modo uniche. Infatti la sposa che viene da noi non è la sposa che cerca l'abito che trova su tutti i giornali, quelli più comuni, quelli più commerciali, quelli più di tendenza, tra virgolette. Cercano l'abito che sia poi riconoscibile.
E noi diciamo così che vogliamo inserirci in quel tipo di mercato, è quello che noi vogliamo. La sposa che vuole sentirsi esclusiva per quel giorno, cioè l'abito che non può essere paragonato all'abito di nessun'altra amica, amica di un'altra sposa, amica della mamma di un'altra sposa. No, non ci piace. Ci piace che la sposa sia veramente esclusiva, magari un dettaglio, magari un particolare, però deve essere davvero unico. Ma l'esclusività si paga? Si dovrebbe pagare, perché è giusto così, perché c'è una mente creativa che esiste per quello, e non è che per il fatto che si pensano determinate cose non valgono niente, valgono e come. Ma noi vogliamo, il nostro desiderio è fare contente le spose, che le spose escano dal nostro atelier felici di esserci state, e vogliamo raggiungere più spose possibili, quindi abbiamo proprio cercato di proporre una serie di abiti che siano accessibili un po' a tutte le possibilità. Ci sono spose che non hanno voglia di spendere cifre importanti, ci sono spose che non possono spendere cifre importanti, e mandarle via dall'atelier con gli occhi pieni di luce perché magari hanno visto degli abiti che le piacciono, ma dover rinunciare per il prezzo, questa è una cosa che a me dispiace molto. Quindi cerchiamo sempre di andare incontro alle possibilità delle nostre spose. E sappiamo anche che comunque voi date anche un consiglio per quanto riguarda appunto anche il trucco e l'acconciatura, quindi non è solo abito da sposa ma anche qualcosa in più. Assolutamente, a noi piacerebbe veramente far uscire la sposa dal nostro atelier che non deve pensare più a niente. E un pochino cerchiamo di farlo, per esempio ci avvaliamo della collaborazione di una straordinaria wedding planner, organizzatrice di eventi magnifici, che è Tiziana Morosi Dadda, che ormai a Roma è non conosciuta di più, che si è resa disponibile addirittura a venire in atelier quando ci sono le spose per dare dei consigli, e chi te lo fa? Quindi è veramente una grandissima opportunità. Poi proponiamo alla sposa, che è un pochino una chicca, quella di fare una prova di trucco e acconciatura in coincidenza con la conferma dell'abito. Come si sa, la sposa viene una volta, elabora quello che poi ti richiama, viene e magari conferma. In quell'occasione noi le diamo la possibilità di fare una prova di trucco e acconciatura con l'abito che ha scelto, per darle questo effetto di total look, come sarai quel giorno, più o meno così, e quindi è una cosa molto bella. Poi grazie alla mano estrosa di Enzo Berardinucci abbiamo anche, e anche un po' rubando a quello che fanno in America, abbiamo pensato che era una cosa molto carina creare un bozzetto dell'abito autografato da Enzo per le spose che decidono di scegliere un nostro abito. Mi è sembrata una cosa davvero molto carina e la proponiamo. Ma poi anche altre cose, dalla scarpa, dall'intimo, all'accessorio, insomma noi cerchiamo veramente di accontentarle un po' a tutto campo. E naturalmente non accontentiamo solo le spose, ma pensiamo anche a abiti da sera, sempre naturalmente per la donna. Abiti da sera. L'abito da sera è diciamo una ovvia conseguenza dell'abito da sposa. O viceversa, l'abito da sposa è una conseguenza dell'abito da sera, quindi noi cerchiamo di realizzare anche delle cose ovviamente su richiesta, lavoriamo su bozzetto, non abbiamo collezione, ci tengo a precisarlo perché magari ci si aspetta di venire e provare una collezione, no, noi facciamo nascere un bozzetto con la cliente lì, abiti da sera, abiti da cerimonia chiaramente piuttosto importanti, sì, facciamo anche questo. Dov'è il vostro atelier? Allora, il nostro atelier è in Trastevere, abbiamo scelto di nascere in Trastevere perché Trastevere è in assoluto il quartiere che raccoglie l'artigianato, il più, la manualità, ci sono ancora i falegnami, i fabbri, e ci piaceva proprio l'idea di essere presenti dove questa manualità veniva così fortemente espressa, e ci siamo inseriti in un contesto che è quello appunto di Trastevere. Ciro, tre aggettivi per descrivere Enzo Berardinucci spose. Tre aggettivi per descrivere Enzo Berardinucci spose. Direi la linea, sicuramente la linea dell'abito che è importantissima, la pulizia
perché non c'è necessità di mettere mille cose indosso per essere una bellissima sposa, e la qualità in assoluto. E vorrei tanto che le spose ricominciassero a guardare il particolare, la rifinitura, il dettaglio, il tessuto, toccare il tessuto, la corposità del tessuto è veramente molto importante per la scelta di un bel abito da sposa. Non dimenticando appunto la sartorialità, quindi questo è fondamentale. Come ultima cosa ti chiedo, per tutte le nostre amiche che fossero interessate, magari ecco che appunto devono sposarsi, come possono fare per contattarvi? Allora, possono sicuramente contattarci telefonicamente allo 06 58 33 10 72 oppure possono visitare il nostro sito web www.berardinuccisposa.com o ancora possono richiederci l'amicizia su Facebook e sui principali social network, Twitter. Appunto su Facebook cercare appunto Enzo Berardinucci Spose, si troverà una pagina, Enzo Berardinucci si troverà appunto il profilo, e lì è molto carino perché ci sono le foto delle nostre spose che ci scrivono di tanto in tanto, quindi è davvero una cosa piacevole anche per la futura sposa vedere poi i risultati finali quali sono. Ciro, ti ringrazio e naturalmente amiche, che cosa dirvi? Io il trucco ce l'ho, l'acconciatura pure, adesso mi farò consigliare da Ciro per un abito e vuol dire che rinnoverò la mia promessa di matrimonio fra 4 mesi. Grazie. Perfetto, grazie a te Michela, grazie davvero tanto.